tu sei fuori? Ma Marco sei fuori? Anzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma è cinema questo? Ciao, come state? Sono Marco. Benvenuti o ben ritornati nella serie Diario di un videomaker. È da un po' che non portavo questa serie, vi devo dire la verità, mi manca. E infatti sono voluto ritornare con un video un pochino diverso dal solito. Video del genere in Italia non se ne trovano e non capisco ancora il perché. E quindi ho deciso, hey, portiamone questa cosa qui in Italia. Speriamo solo di farla bene. In questa sfida io, Surmacchio e Francesco di Salotto TV dovremo sfidarci in una sfida tutti contro tutti a colpi di B-roll. A dichiarare i vincitori sarete voi, pubblico da casa. E penso che sarà una cosa veramente, veramente figa. È iniziato tutto con questi due audio qui. Come te la cavi con i B-roll da telefono? Marco, guarda, con i telefoni ormai si può fare di tutto. L'importante è che mi fai montare col computer, per piacere. Te dirò, non ho mai provato, forse qualche video montato Airfly, non so, per TikTok, è presente, no? Le transizioni, quelle robette là, ma fatto proprio lì, messo lì con i B-roll, mi sa che... non lo so, sì, mi sa che devo allenarmi. Mi alleno e poi ti faccio sapere. Vedete, già la sfida era tosta di suo, però ho voluto aggiungere quel leggero sentore di difficoltà. Fatelo quando avete tempo. Però avete solo un'ora e mezza per registrare tutto il B-roll. Cioè, in pratica in un'ora e mezza registrare e montare? Tu sei fuori, ma Marco sei fuori. Va bene, va bene, va bene. Dei B-roll in un'ora e mezza? Proviamoci. Facilmente ho creato questo, così posso anche fare movimenti un po' più fluidi. Ok, cerco di fare il brainstorming off camera. Molto probabilmente il soggetto di questa cosa sarà qualcosa da bere. Però ci sto pensando, anche perché oggi è Domenica delle Palme e l'unica cosa aperta è un bar di latino. Quindi sarà la mia unica fonte di... vabbè, roba da prendere, ecco. Allora, benvenuti nella mia cucina dove dovrà accadere tutto sto macello. Devo dirvi la verità, non so neanch'io con che idea partire. E quindi boh, vediamo cosa accade. Allora, la situazione è questa. Ha detto che dobbiamo farlo verticale per metterlo nelle stories. Quindi 15 secondi di B-roll ufficiale. Allora, c'è un po' di casino qui, però va bene. Tutto questo sarà inutile, ma il telo potrebbe veramente darci una mano. Quindi iniziamo già a montare qualcosa, perché questo tavolo probabilmente ci sarà molto, molto utile. No. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the dine. Oh, 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 services of her mind. To count your blessings, cause it's time for. Abbiamo 50 minuti, perfetto, dovrebbe essere ok. Intanto passiamo tutte le clip su iTunes, quindi iniziamo a montarle. Sperando ovviamente di non aver failato qualcosa, perché dall'editing e ripassare alle riprese potrebbe essere difficile. Per sicurezza non smonto nulla, perché se dobbiamo aggiungere qualcosa o correggerlo, almeno non perdiamo troppo tempo. Prima di staccare la cam, preparo il set, le luci, vado a comprare la roba e poi la tolgo da qua. Ho praticamente 50 minuti a partire da ora e poi tutto il resto cerco di tenerlo per il montaggio. Utilizzerò questo telefono come torcia supplementare che mi servirà per fare una cosa dopo e ho trasformato il coso della Lisoform in uno spruzzino per l'acqua che sarà abbastanza utile. Voglio provare ad attaccare con lo scotch qui sopra la bottiglia in modo tale che posso fargli fare un giro, però è dura. Ho avuto un'idea: scuotendola si fa più schiuma, no? Devo vedere se riesco a prendere quel momento. Fica, fica, ho bisogno di altre banane. Fica. Qui con questa roba qua, ok, vado a spruzzare
là sopra e quindi diventa ancora più figo. Guardate quando cade l'acqua. Che bella. Marco, via! Ok, qui abbiamo tutti i nostri 2 giga e mezzo di B-roll. Quindi prendiamo e lo salviamo. Ho tutto lo shoot. Bisogna andare a montare. Registrate, sperare che sia uscito qualcosa di figo, perché ho fatto letteralmente tutto a caso, non avrei tempo di rifare altre scene. Con quasi 10 minuti rimanenti, direi che alla fine non è venuto così male. E comunque, e ricordo che è il mio primo B-roll in assoluto, quindi... buon risultato assolutamente, approvato. Ho appena finito, mi rimangono altri 24 minuti e ho finito tutto, devo solo esportare. Adesso ci vediamo in chiamata con gli altri per vedere cosa abbiamo realizzato tutte e tre. È finita la sfida, ci siamo ritrovati io, Francesco e Sormacchio adesso in Discord per vedere i lavori che abbiamo fatto. Devo dire che prima di iniziare a guardare i nostri lavori, ragazzi, devo chiedervi una cosa. Com'è andata? Ti dirò, pensavo di fare più fatica, però è stato più un problema di disordine più che effettivamente di fare le cose, perché alla fine poi ho improvvisato il gioco di mano. Improvvisazione. Ok. Tu, Francesco? Io vorrei sapere, voi come avete fatto a trovare una canzone in 5 minuti? Una di quelle che avevo salvate. Non avevo tempo. B-roll Music, Free Copyright. Io ho i video di sound. Minuti a cercarne una. Io ho Epidemic Sound. Con Epidemic Sound è stracomodo. C'è proprio la sezione B-roll. Sì, ma davvero? Paghi Epic. Sì. Io le pago. Ma sei un figo, è un altro discorso. Io le pago le cose, ragazzi. Scusate. Io ho detto, cazzo, questa è bellissima. Era tipo la terza che ho trovato. Vado a vedere il canale Epidemic. No, io ho cercato su YouTube B-roll Music. Basta, cioè Free Copyright su tutte c'era. Cioè, se voi cercate ovunque c'è scritto Free Copyright tra parentesi quadri. Penso... Ho detto, va bene, prendo una. Faccio un cappello e lo dico. Lo devo dire, sono fuori gara perché non ce l'ho fatta in tempo a fare tutto. Ci ho messo solo 20 messo? Minuti e mi ero dato 40 minuti per le riprese e le ho fatte. Poi altri 40 minuti per il montaggio, 20 erano solo per la canzone, quindi sono uscito fuori. Sì, ma perché 20 fuori per la canzone? Ma a questo punto prendi la canzone a casa e la mettevi. No, perché la canzone è importantissima. Lo so che è importante, ma sei in una sfida tempo, Vabbè, è andata così. Ci rifaremo in una prossima sfida. Io direi, startiamo prima con quello di Francesco, dato che tanto è fuori gara. Che merda. Minimi. E via. Allora, ho fatto che è tipo una sorta di loop, però vabbè, okay, dai. Ok, quando let's vuoi. Go. Ma è cinema questo? Cioè se tu lo finivi nell'ora e mezza era vinta ancora prima, cioè, di fare. Ma io non lo facevo vedere neanche il mio, regà, il mio lo cancella adesso e rimettiamo dentro Francesco. Ma di cosa stiamo parlando? Che mina! L'unica cosa è che After Effects non mi ha funzionato perché l'ho spostato di directory e quindi non ho potuto fare tipo della roba figa, alcuni clip erano da togliere, doveva essere 10 secondi in meno secondo me. Azzi, però, che il gioco di luci mi è piaciuto tantissimo. Vero, io lì neanche ci ho pensato, perché lì per lì ho detto, oh, deve essere una roba semplice, devo fare una challenge così al volo. Pure io. Io all'inizio volevo farlo lo stesso gioco di luci, perché l'ho visto in un video di Daniel Schiffer, dove con una luce bianca la sposti da destra a sinistra per far vedere il cosino bianco fatto così. Sì. Volevo farlo pure io. Sì, l'avevo visto anch'io quello. Era molto figo.
Quello era molto figo. Le prese sono venute molto meglio per il fatto che ho preso il detersivo per terra, l'ho messo con l'acqua e quindi spruzzavo sulla bottiglia. Per farsi le goccioline. Vabbè, più di così non riuscivo a fare. Ci sta. Io ho paura. Transizioni, usato... Madonna, venute malissimo. Forse è quella dello strappo. Forse quella dello strappo che ha quella, giocato una... quella lì. Non ho perso tempo nel farmi un'idea, per fortuna, perché quel giorno mi era arrivato il pacco. Quel giorno io dovevo unboxarlo a parte, come video, a caso. E quindi l'idea di base c'era, quindi unboxarlo, eccetera. Poi l'ho improvvisato, quindi un po' ho risparmiato tempo su quello. No, vediamo che è un product placement, ragazzi. Chiariamo questo. Assolutamente. Infatti, mi sono fatto mandare un altro mouse. No, perché... Ci siete? Il mio, raga, il mio è stupido. Tra l'altro, avevo... Adjustment Layer 40, anche lui, però lui in inglese c'è il programma. Il mio è stupido, il mio è stupidissimo, appena ci siete. Io avevo lì, vai. Via. Ma dai, ma io pensavo di meno, dai, mi hai sottovalutato sto video, credevo veramente sì, di avere qualche giuro. Possibilità. No, allora è terribile, cioè, ho perso così. No, perché io ho visto te e Fra, io vi ho visti con le luci messe bene, io stavo usando i miei due faretti del cazzo con le gelatine, ho detto no, mo questi mi ha problemi. Sì, ma non è per forza la luce che fa il b-roll, cioè nel senso il b-roll con le luci poi giusto, come ha fatto Fra, puoi dare il focus totale sul soggetto magari. Sì, invece hai fatto tutto un po' più atmosferico. Lo so, ma perché voi di fotografia mi aprite il culo, capito? Era quella la mia ansia. Cosa? Quelle luci che si vedevano sulla bottiglia era flash del telefono. Il del tuo? Sì. Cazzo, le gestite benissimo, perché non era così forte. Non era così tanto forte. Ci ho messo una busta di plastica sopra sul flash per... Ah, ecco perché è bastardo. Però, cioè, capito, sono piccoli dettagli, come Daniel Schiffer ha detto, no? I piccoli dettagli ti cambiano una cosa che se non metti, nessuno magari se ne accorge, ma se lo metti fa la differenza tra un prodotto normale e un prodotto eccessivo di qualità, no? Vero, e quindi magari vero. Capito? Cioè la busta di plastica nessuno gli avrebbe dato nessuna possibilità, ho detto ma che serve, faccio delle cagate col telefono. Sì. Siamo arrivati alla fine del video. Francesco in questo momento sta, non so perché, è ritornato al suo essere napoletano e sul macchio suo essere romano. Io li ringrazio tantissimo per aver presenziato il potere dell'1.4. Oh mio Dio, guarda come si flexano gli obiettivi. Io devo usare la mia webcam stupida. Vabbè, ma lui c'ha la Lumix. Più bene. Io li ringrazio per essere passati in questo video, aver fatto il loro b-roll che è uscito veramente fighissimo per me. Vogliamo lanciarvi una sfida dove anche voi potete fare il vostro b-roll fatto in casa, sempre con un'ora e mezza, e magari postandolo su Instagram, YouTube, dove volete voi, e magari in un prossimo video io, Francesco e Sormacchio andremo a reagirci. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo per essere stati qui. E cosa state facendo? Me lo spiegate? Niente, Francesco il suo essere napoletano rimane sempre lì. Bella.